almeno credo. Ciao, ciao. Ercole, su, andiamo via. Ehi, voi due. Che sorpresa. Da dove venite? Da Venere, e voi invece? Marte, esperimenti in corso? Sì, e voi? Apporto di forza improvvisa terrestre inferiore alla media. E voi invece? Apporto di forza intellettiva superiore. Avete trovato un soggetto interessante? Sì, quello laggiù. Tutti lo chiamano Dingle. È un fisicamente inferiore. Non mi sorprenderei se lo fosse anche mentalmente. Guarda un po', che cosa ne dici? Dagli il raggio di quoziente intellettivo. Intensità? Oh, beh, dagli... Vediamo. Dagli un'intelligenza 500 volte superiore alla media. Vi trasmettiamo ora il secondo tempo dell'incontro Milwaukee Dodgers. Oh no, i Milwaukee non la ce la faranno mai. Ma sta zitto, il battitore è in gamba. Che cosa? Ti sei rincetrollito, eh? Ehi, ehi, Dingle, cosa ne pensi? Che ne dici tu? È soddisfacente ed è bene aggiungere in questo caso che le leggi della casualità sono intrecciate a maglie strette con le leggi della fortuna a noi note e quindi anche con un calcolo di procedimenti matematici che chiama in causa le leggi che si basano su una condizione di relazione tra i vari corpi fisici che presentino postille antidivisionali, per cui usando X e Y come incognite, credo che molto presto faranno un punto con una casa base. Oh, per tutti i diavoli dell'Alabama! I tifosi del Milwaukee riprendono piazza, mentre quelli del Minneapolis non riescono a credere a quello che sta succedendo. È una forte prova di carattere. È presumibile che su una pianificazione matematica anteriore l'insieme della teoria dei quanti della relatività di spazio e tempo debba essere necessariamente posta in equazione secondo la legge parallela della dialettica algebrica. Luther Dingle, ex venditore porta a porta, ex uomo più forte della Terra e ora gigante dell'intelligenza mentale. Presumibilmente anche quest'ultimo potere gli verrà tolto ben presto, ma il nostro Dingle è capace di farsi notare tanto dagli osservatori extraterrestri quanto dagli scommettitori falliti. Non è difficile prevedere per lui infinite altre possibilità di fortuna, visto che il nostro caro Dingle vive con un piede sulla Terra e l'altro ai confini della realtà. Rod Serling, the creator of Twilight Zone, will tell you about next week's story after this word from our alternate sponsor. And now, Mr. Serling. Item of consequence, a radio. A carryover from that other era when quiz shows went up to only $64 and entertainment was aimed only at the ears. Mr. Charles Beaumont has given us a most unusual story called Static. We invite you to watch Mr. Dean Jagger fiddle with a few of these knobs, change a few stations, and find a couple of programs that are broadcast only in the Twilight Zone.